Allora, ciao Matteo, 4 centesimi, che dici? 4 centesimi di troppo, però un tempo del genere nuotato la mattina mi è capitato molto raramente di farlo, anzi diciamo quasi mai. Come ho detto prima in intervista, è una prestazione diciamo incoraggiante, perché non è stato finalizzato questo appuntamento, perché comunque pensavamo di finalizzare il lavoro al mondiale che ci sarà tra un mese praticamente. Diciamo che il tempo di selezione l'ho nuotato un mese fa in Coppa del Mondo, quando non rientrava proprio nei canoni di selezione, però ho riconfermato un mio livello di interesse internazionale, penso, e spero che mi varrà la qualifica, e comunque domani sarò ancora in acqua con 100 farfalla, proprio per riconfermare la mia, diciamo, la mia prospettiva interessante anche in ambito mondiale. Anche perché i 100 farfalla sarebbero più tuoi. Ma sì, allora, sarà sicuramente molto molto complicato riconfermare l'epilogo che c'è stato l'anno scorso, ma mi sto divertendo parecchio, nonostante non sia più un ragazzino, a vivere queste emozioni, questa competizione, che sono sicuro mi mancherà in futuro, quando deciderò di prendere una strada diversa rispetto al percorso che sto facendo. Quindi sto cogliendo, diciamo, gli aspetti più genuini, più interessanti della competizione. Non sei più un ragazzino, però hai messo la mano davanti oggi. Assolutamente, sì, il fatto di non essere un ragazzino vuol dire che posso giocarmi delle armi che qualche anno fa non avevo. Sicuramente è un'esperienza in più, che non è tanto retorica, ma è, diciamo, che è palpabile il fatto di avere degli anni di gare a livello agonistico alle spalle. Sicuramente un fattore che gioca a mio vantaggio, e ripeto, sto cercando di affrontare le situazioni con più proattività, ecco. Certo. E come li vedi questi giovani che avanzano? Molto molto promettenti, però io dico sempre che il talento fisico non è sufficiente a definire e a qualificare un atleta di alto livello, perché ciò che fa la differenza, oltre alla capacità tecnica, è il talento mentale e la capacità di esprimere ciò che si ha nel momento giusto, ricercando e mantenendo un equilibrio psicomotorio molto, molto complicato, ma che è la chiave, diciamo, di volta della prestazione di grande livello.